Ciao, benvenuti a questo video. Oggi utilizzeremo Java e con ChatGPT, anzi faremo scrivere a ChatGPT un programma per noi. Il programma si preoccuperà di recuperare le quotazioni del Bitcoin e ce lo scriverà in terminale. Come facciamo a realizzare il programma? Lo facciamo fare a ChatGPT. Allora, facciamo scrivere una classe che ogni 10 secondi effettua una chiamata HTTP ad un server remoto all'indirizzo, così poi lo possiamo http://test.test. Guardiamo se riusciamo a farci scrivere almeno un pezzo, almeno per iniziare. Tieni sempre conto che in realtà è importante che ci sia un'indicazione generale di cosa fare. L'abbiamo messo in difficoltà? No, no, è soltanto sovraccarico. Oggi è carichissimo. Però ci risponde, dai. Non in Python, non scritto in Java. Beh, adesso gli diciamo scrivere in Java. Comunque, intanto che lui scrive. Se ti piacciono questo tipo di contenuti, metti un pollice in alto e lascia un commento per, insomma, scrivere la tua opinione o magari il tuo suggerimento per nuovi argomenti da poter riproporre. E va bene, qua ci si fa vedere tutta la cosa, client run, questo è benissimo. Scrivilo in Java. E adesso vediamo la versione Java, che è quella che noi interessa in realtà. Però poi se uno non specifica, lui tendenzialmente va a scrivere in Python, quindi vediamo un po'. Perché qua dovremmo iniziare da una versione base e poi lavorarci un po', c'era probabilmente un po' da sistemare, immagino. Vediamo. L'HTTP client non, no, non è HTTP client in realtà, però vabbè. Questa cosa di scrivere il contenuto del main che non sia solo la chiamata di un metodo della classe è una cosa desolante. Assolutamente. Qui aspetta, stoppa il thread dell'applicazione per 10 secondi e dopodiché riesegue ancora la connessione. Ok, questo in effetti sembrerebbe funzionare. Fa una HTTP URL connection, apre la connessione. Ok, adesso dunque dobbiamo dirgli che dobbiamo aggiungere degli header. Aggiungi l'header e application JSON e content type. Con valore application/json e poi direi basta. Sì, questo dovrebbe andare bene. Beh, poi gli facciamo fare il rename, ma il rename possiamo farlo anche alla fine noi, in effetti. E poi direi anche inserisci il main deve solo contenere una chiamata al metodo run, todo run di un'istanza di HTTP client, rinomina HTTP client in Bitcoin Tracker. Vediamo se poi inserita anche questa abbiamo sostanzialmente il nostro progetto. Vedete qua è tutto fatto nel main, però l'URL è quella lì, poi noi abbiamo quella corretta. Ci fa vedere come fare a impostare le richieste negli header e adesso vediamo cosa succede. Sì, questo ci sta bene. Adesso vediamo se riusciamo a
terminare. Ah, non ha ancora finito, ok, in attesa. Perché non ha finito in realtà. Non è riuscito ad arrivare in fondo. Facciamo una cosa, mi copiamo intanto questa e poi andiamo a vedere di sistemarla. Qua facciamo Bitcoin Tracker. Bitcoin Tracker. Allora, facciamo new, facciamo un Java class. Bitcoin Tracker. Facciamo finta che non ci serva la... il resto. Questo lo spostiamo. Quindi stiamo prendendo un modo un po' diverso adesso. Questo in realtà è la fine già della classe. Quindi qua facciamo così, poi togliamo HTTP client e siamo a posto. Allora, qui dovrebbe funzionare, qua si dovrebbe lamentare per il fatto che ci dice, vabbè, il while true è fatto così in effetti, anche se Sonarlin si lamenta, c'è poco da fare. Ah, ha finito, ok. Vediamo un po' se riesce a sistemare il codice, così non ci piaceva molto, quindi adesso glielo facciamo riscrivere. Però già possiamo iniziare a testarlo intanto, tanto poi non cambia nulla, è soltanto la struttura un po' diversa. Allora io direi che l'URI mettiamo quella corretta, che è quella di EU Finance, ok? E adesso dovremmo stampare response. Possiamo anche provare a eseguirlo, va? Guardiamo se funziona. Adesso lui sta compilando, vediamo un po', oh, 200. 200 è il codice di ritorno, quindi vuol dire che effettivamente ha ricevuto i dati. Questo ci basta per adesso. Fra qualche secondo ne compare un altro. Perfetto, stiamo facendo la nostra richiesta. Ogni 10 secondi fa una richiesta. E adesso dovremo recuperare tutto la risposta, insomma, diciamo. E per far quello adesso vediamo, ok, sta riscrivendo a sistemato il codice, in effetti, diciamo, è stato bravo. Allora, io adesso prendo soltanto il run e ricopio anche il main, così ho ristrutturato la classe nel modo corretto. Quindi c'è il run qua. Il main viene spezzato in due, diciamo. Qua adesso siamo a posto, quindi abbiamo effettivamente scritto quello che ci serve. L'application è content type. Io poi avevo messo anche un'altra proprietà che era user agent, che vabbè, bisogna essere un po' fair in questi casi, quindi impostiamo il nostro user agent, tanto poi non stiamo facendo una richiesta e basta, insomma. Impostatelo sempre, in realtà non dovrei mettere un proprio indicatore, insomma. Però non siamo bot che fanno niente se non quella cosa qua, quindi lasciamo Mozilla, potete anche non mettere niente però. Dunque, qui, oltre al response code, che mi interessa in effetti, che mi dice se la richiesta è andata a buon fine oppure no, io potrei decidere di recuperare anche il contenuto. Qua adesso se mi metto a chiedere il contenuto, secondo me lui va a casino. Nel senso che, beh, qua innanzitutto c'è un exception che non viene... Ah, c'è l'interrupted exception perché sto utilizzando... Ok, facciamo un try catch. Perché sto utilizzando la run che lancia l'interrupted exception per la thread.sleep, eh? Questo è il motivo. Allora, adesso siamo a posto, quindi cosa fa il nostro tracker? Ogni 10 secondi imposta le connessioni, manda la risposta, vorrei che stampasse. Dico che if, diciamo, il response code è uguale a 200. Allora, cosa facciamo? Beh, allora in questo caso se responsabile di 200 direi che stampiamo, cioè facciamo il response var response body, questo è uguale a connection.get response message, che è la stringa, e lo stampiamo. Ok, adesso eseguiamo. Eseguiamo. Guardiamo cosa succede. E qua... Ah, ci stampa ok. No, ok, non è proprio quello che vorrei. È il messaggio della risposta, questo. Get...
No. Allora, diciamo, visto che non mi ricordo come si fa, chiediamo come fa a recuperare il body. Gli chiediamo come recuperare il body da connection. Essendo abbastanza, diciamo, dettagliato, dovrebbe teoricamente dirmi come far recuperare la stringa. In alternativa, posso andare a vedere la documentazione, ovviamente. Questo oggetto è una HTTP URL connection. Facciamo HTTP URL connection get body. Andiamo a vedere. Ah, to get response body using HTTP. Ok, questo qua. Ah, ok, vediamo cosa gli consigliano. Ah, recupera l'input stream, vabbè. Si può fare. Si può assolutamente fare. Guardiamo le consigli per gli acquisti qua di Siteloce, anche sicuramente avranno il eccolo qua. Ah, dice response good se HTTP ok, allora può fare tutto il resto. Beh, perfetto. Posso anche copiare il codice. Abbiamo fatto un po'. E invece di fare questo, diciamo che se è esattamente una HTTP ok, prescindere da cosa questo voglia dire. Mi stoppare, sennò magari mi banno. Sta continuando a fare richieste intanto. Allora, altinview importa la classe, bufferedreader altinview importa la classe. Ok, tutto a posto adesso. C'è ancora un errore, non capisco dove. Dove. Sì? No, facciamo eseguire. Ah, non, il symbol con. No, funziona. Ah no, dove? Vediamo un po'. A connection. Esatto. Vediamo adesso se funziona. Eccolo qua. Attenzione, attenzione, abbiamo recuperato effettivamente la risposta che ci serviva, ovvero la quotazione con tutto un sacco di dati che vengono stampati. Adesso, a questo punto, siccome mi serve. Vediamo se notate che in questo caso non è veloce. In realtà, tanto è andato in errore. Allora, qua possiamo dirgli in Java fare scrivere le righe che deserializzano una stringa JSON con la libreria JSON. Libreria, scritto, vabbè. Vediamo se ci risponde. Vedete che è un po' involuta. Cioè non è così banale mettere assieme le cose. Questa è la stringa, quello che ne abbiamo già a posto, quello che abbiamo recuperato. Ok, si fa. Ah, ok, punto from e devo dire di link classe è, tra l'altro. Ok, questo potrebbe essere un problema, in effetti. Se vuoi gestire eventuali error, no. No, non voglio try catch, cioè non ci interessa. Allora, la cosa che posso dirgli, vabbè, perché è l'oggetto che non conosco, o meglio, dovrei andare a stamparlo e vedere che cosa mi ritorna. Qua mi ritorna un po' di cose, ma a me non servono tutti questi dati in realtà. Vedete, sono tantissimi, non ce la faremo mai se andiamo a recuperare le cose. Questo può essere un problema, in effetti. Diciamo che voglio solo recuperare alcuni campi dal JSON, non serializzare un oggetto
completo. Vediamo se capisci cosa voglio fare. Ok, invece di inizializzare l'intero oggetto, puoi utilizzare uno o più metodi getAs. Oh, questa cosa mi piace. E può essere ottenuto dal metodo parse della classe JSONParser. Ah, ok. C'è JSON element, JSON parser, adesso dovremmo essere nella strada giusta. Eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua. Ok. Get as JSON object, quindi prima fai il parser, poi recupera. Ok, con get as e get. Va bene, perfetto. Quello che ci serve è questo. Adesso qua possiamo fare, qui possiamo dire, allora qui abbiamo il response, l'ha scritto tutto e chiude e stampa response.toString. Qui adesso ci mettiamo questa parte qua. Io questo non lo stampo più ovviamente, ma scrivo che questo è per me, va, è il body, è una stringa. E quindi body lo mettiamo, potremmo mettere JSON body. JSON body. E quindi questo lo mettiamo qua dentro. JSON parser non c'è, lo importiamo. JSON element non c'è, lo importiamo. Adesso ne abbiamo qua la possibilità di recuperare, quindi questo element, questo è in realtà il body, diciamo i dati su cui lavoro. I dati io posso andare adesso a gestirli. Aspettate che vorrei eliminare questa serie. Disable rule, grazie. Ok. Adesso cosa facciamo? Siamo qua, quindi potrei dire, voglio recuperare il price. Allora, var price è uguale a, allora devo prendere data, tutti i dati. Punto get as, vediamo un po', as, ok, as JSON object, e recuperiamo cosa? Vediamo se è un parametro questo. No, recupera, ok, questo lo considero come un oggetto. Ok, punto get, esatto, get res, quote response, che è un oggetto di quelli che mi servono. Quote response. Quindi abbiamo qua recuperato quote response, questo è una as JSON array, è una lista, punto get, recuperiamo l'elemento, no, ancora è un JSON object, sorry, punto get result, result sia una lista, punto as JSON array, punto get l'elemento 0, l'elemento 0 è un oggetto, punto as JSON object, punto get regular market price, e questo è un oggetto, punto qua possiamo dire as float, penso, ma potrebbe anche esplodere, però così. E possiamo stamparlo. Salt price. Questo perché se uno va a vedersi la documentazione di Finance, ritorna un oggetto fatto in quel modo lì. Vediamo, possiamo provare a eseguire e vediamo un po' cosa succede. Ok, 15.883.706. Abbiamo fatto, ce l'abbiamo fatta. 200 è il codice di ritorno che è corretto. Siamo collegati ai server di UFinance e stiamo recuperando le quotazioni in tempo reale del Bitcoin rispetto all'euro. Quindi in questo caso abbiamo fatto un programma che si mette lì, aspetta 10 secondi, rifà la richiesta, poi aspetta 10 secondi, rifà la stessa richiesta e così via all'infinito. Espansioni possibili, salvare su file il contenuto, e notate che già qua non abbiamo fatto fare più di tanto a ChatGPT, perché sarebbe stato probabilmente molto complesso spiegare come fare a fare questo parsing.
E questa è una cosa utile, però ci ha dato la strada giusta, cioè ci ha indirizzati e quindi l'idea è che poi aspetta a noi chiudere le cose, chiudere il cerchio definitivamente. Quindi questo è un po' un esempio un po' più articolato dove comunque serve il nostro intervento. Notate che funziona benissimo, ChatGPT su esempi molto semplici, su esempi già questi un po' più articolati, anche se poi sono poche righe di codice, dimostra già un po' di limitazione. Su progetti molto grandi si può utilizzare magari per ottimizzare delle piccole parti, per adesso aspettando GPT-4 e altre evoluzioni, insomma, che sicuramente arriveranno. Va bene, in questo caso siamo arrivati alla conclusione del video adesso e se ti è piaciuto quello che ho fatto, lascia il like che avevi messo all'inizio, se non ti sei ancora iscritto fallo e per il resto, che dire, a presto. Ciao!